Buonasera, Andrea Morgante, coprogettista insieme a Ian Caprischi e direttore artistico del Museo Casa Enzo Ferrari. Per partire, una domanda classica: quali sono le principali caratteristiche di questo progetto? È un progetto fortemente culturale, quindi che vuole restituire a livello narrativo la vita di Enzo Ferrari e soprattutto presentare i capolavori tecnologici che furono le vetture costruite negli anni d'oro nella terra dei motori, che è quella di Modena. Quali sono state le principali difficoltà, le sfide che avete dovuto affrontare? Sfide ce ne sono di varie nature, sicuramente il budget economico molto ristretto e soprattutto sfide a livello di costruzione, perché il progetto prevedeva un'opera fortemente innovativa e quindi la ricerca con successo comunque finale di trovare le persone e quelle competenze idonee proprio a costruire una sfida architettonica di questa scala. Ecco, un vecchio film di Eisenstein si intitolava Il vecchio e il nuovo. E io, prendendo spunto da questo titolo, le chiedo: ma l'architettura come riflette sul vecchio e sul nuovo? Perché mi risulta che questo progetto comunque ragioni anche, parta forse da quest'idea di conservazione e innovazione. Beh, è una dialettica che è presente in ogni poro di questo progetto, no? A livello poro di progetto, parlo di progetto, ma anche di a livello simbolico del valore, ripeto, culturale. Vecchio e nuovo perché abbiamo da una parte un edificio storico, l'edificio della casa natale, e dall'altra parte invece abbiamo la galleria di recente costruzione. Abbiamo l'esposizione di materiale storico attraverso un'esposizione interattiva, quindi di matrice più moderna. È un polarismo che si insegue, ripeto, non solo nell'involucro architettonico, ma anche nella modalità dell'esposizione dei contenuti e dei contenuti stessi. Per concludere, visto che l'occasione in cui ci incontriamo e in cui ha parlato questa sera è la settimana dedicata alla bioarchitettura e alla domotica, come vanno insieme questi due elementi? E contestualmente, sostenibilità e architettura, come si raggiungono? Diciamo che quest'opera partiva già a livello di concorso con una fortissima impronta di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico. È un edificio che presenta per la prima volta un utilizzo massiccio di geotermia su questa scala, aperto al pubblico. Di conseguenza abbiamo avuto fare la scelta molto coraggiosa, grazie anche a un supporto ingegneristico di alta qualità come Politecnica, di dotare l'edificio di raffrescamento e free cooling piuttosto che un utilizzo indiscriminato di aria condizionata. Quindi questo vuol dire che ci sarà un benessere igrotermico all'interno basato su principi, su tecnologie fortemente non solo innovative ma ad alto risparmio energetico. L'edificio è anche per metà, come forse avevamo già visto, è sotterrato, quindi goda anche di una fortissima coibenza e protezione termica del terreno, ma anche di un pacchetto molto generoso in copertura. Grazie Andrea Morgante. A voi, grazie.